io ho sentito i commercianti qui nella zona, in questa zona stanno facendo dei lavori molto importanti che ci hanno ovviamente causato un notevole danno economico. Chiaramente di fronte all'utilità della comunità non si può fare nulla, però diciamo che le autorità sono molto disponibili. Quindi l'assessore al commercio, il comandante della polizia municipale, l'assessore alla viabilità sono molto disponibili. Poi leggendo i giornali ho capito che i commercianti del centro storico non gradiscono i vari mercatini disposti nelle vie del centro, poiché a loro dire tolgono parcheggi e distraggono la clientela. Ora, praticamente noi abbiamo fatto un piccolo ragionamento. Qui di parcheggio ce n'è molto in questa zona. C'è parcheggio di Via Marconi, c'è parcheggio di Largo Bellini, ci sono tutte le vie limitrofe. È una zona molto aperta. A noi fa piacere accogliere i commercianti appartenenti alla FIVA, che è la Federazione Italiana Venditori Ambulanti. Per cui abbiamo detto perché no? Facciamo questa raccolta di firme, perché cosa implica ciò? Se venissero messi in questa zona i mercatini e le fiere, gli ambulanti e i clienti avrebbero anche dei servizi di ristorazione. Qui ci sono 7-8 bar, c'è anche un albergo per il pernottamento degli ambulanti, c'è il servizio di rivendita tabacchi, il genere di monopolio. Tabaccherie ce ne sono tante anche in zona, per cui abbiamo pensato che anche per gli ambulanti potesse essere una cosa ben definita. Ho interpellato la presidente della FIVA e lei si è dimostrata assolutamente d'accordo proprio per lo stesso motivo, quindi avrebbero anche loro servizi di ristorazione e di pernottamento per chi ne avesse bisogno. E quindi abbiamo fatto domanda all'assessorato commercio, il quale l'assessore Paladini ci ha già risposto, quindi io ringrazio sentitamente l'assessore Paladini per la disponibilità, perché comunque ci ha concesso di avere i mercatini in zona e per la tempestività della risposta, perché ci ha risposto praticamente dopo 15 giorni. E sapendo quanti e quali impegni ha l'assessore, nonché il comandante della Polizia Municipale, insomma, è veramente molto apprezzabile, ecco. Sono Elia dell'Hotel Croce di Malta. Abbiamo presentato 10 giorni fa una richiesta all'assessore per mantenere qui in corso 20 settembre la tipica fiera che viene fatta qua. Avevamo letto sui giornali, sulle varie testate, che i commercianti del centro non la volevano in centro perché perdevano il numero di parcheggi, eccetera. Per noi invece averla qua vicino è positivo, per me albergatore molto, perché si fermano qui a dormire. E in seguito alla richiesta che è stata fatta dalla gran parte dei commercianti del centro, l'assessore ha risposto positivamente dicendo che manterrà qua la fiera e anche in futuro terrà i mercatini. Siamo contenti perché sono state accolte le nostre richieste, quindi è una cosa che ci rende felici.